Ciao a tutti Fringuelli, mi sono appena svegliato e ho deciso di fare un piccolo approfondimento sull'aumento dei prezzi delle biciclette. Il motivo, che in parte già sappiamo, è dovuto ovviamente all'aumento del costo di tutta la catena, da quella produttiva a quella distributiva, con addirittura a monte la scarsità di materie prime e l'aumento stesso delle materie prime. In sostanza, Giant, Trek e Specialized hanno deciso di riversare sull'utente finale il costo di tutti questi aumenti, giusto o sbagliato che sia. Ce lo siamo detti all'infinito, 2020 e 2021 sono stati gli anni d'oro della bicicletta, un boom del genere non si era mai visto. Il 2020 ce lo ricordiamo tutti perché c'è stato un vero e proprio boom all'acquisto, vuoi per gli incentivi, vuoi perché la mentalità degli utenti in tutto il mondo era cambiata finalmente. Questo però ha portato a un esaurimento repentino di tutta la disponibilità, a seguito anche dell'interruzione della catena produttiva. Nel 2021 la richiesta di biciclette non è certo calata, anzi, se vogliamo, è ancora aumentata. Le biciclette che mancavano nel 2020 stanno mancando anche nel 2021, però nel 2021 c'è un fattore in più. Quelle poche biciclette che si riescono ad acquistare sono tendenzialmente maggiorate di circa il 20% sul costo. I motivi li conosciamo. A monte di tutto questo c'è una carenza di materie prime, che si traduce anche in un aumento di prezzo, quindi ecco il primo fattore. Non solo, queste materie prime vengono trasportate all'interno di enormi navi container, per lo più, le quali purtroppo, a causa delle restrizioni Covid, non possono attraccare ai moli dei porti. Se voi andate a fare una foto dal satellite sulle grandi banchine cinesi, vedrete enormi navi container al largo in attesa del permesso di attracco. Queste navi a volte possono rimanere in attesa del permesso anche 6 settimane. Quando però le materie prime arrivano, il costo è aumentato, perché oltre ai normali costi di trasporto ci sono poi tutti i costi aggiuntivi di stare 6 settimane al largo, il costo di affitto dei moli anche in questo caso è aumentato e poi c'è il trasporto. Anche in questo caso il trasporto costa. E tutti questi costi, che sono per adesso inerenti alla fase di approvvigionamento delle materie prime, si ripercuotono sul costo finale. Una volta che arrivano le materie prime e si inizia a costruire il telaio, c'è un altro problema: l'approvvigionamento di componentistica. Shimano è un colosso che, come abbiamo detto pochi giorni fa, ha consegne lunghissime, consegna a 400 giorni. Quindi potete immaginare quanto questo si ripercuota alla fine sulle consegne e di conseguenza anche sui costi, anche perché le materie prime con cui Shimano costruisce i suoi componenti sono anche queste in ritardo e di conseguenza aumentate di prezzo. Ecco quindi che ancora una volta il costo di un componente che andrà a formare la totalità della bicicletta sale di prezzo. Come vedete, insomma, il mercato della bicicletta vive di due facce della stessa medaglia: una grande richiesta e dall'altra un'enorme difficoltà di approvvigionamento che si traduce, come abbiamo appena detto, in un aumento dei costi. Per il momento, oltre Giant, Trek e Specialized, anche Orbea, con un comunicato stampa, ha già dichiarato di aver alzato i prezzi. Mi aspetto che facciano la stessa cosa, per logiche di mercato, anche gli altri produttori di biciclette. Staremo a vedere. Quello che è certo è che ad oggi non possiamo dire quanto ancora durerà questa bolla della richiesta e soprattutto questi impedimenti della produzione. Ovviamente c'è da sperare che la produzione e l'approvvigionamento di materie prime si normalizzino. Quindi non ci resta altro che aspettare, tenendo le orecchie aperte. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento, alla prossima. Ciao!